Siamo con Coach Choc al termine di questa battaglia sul campo di Crema, una Comars sconfitta di misura 73-71. Le tue impressioni nell'immediato post partita? È stata una partita chiaramente già da playoff, in questo momento dell'anno secondo me contano molto anche le motivazioni. È ovvio che noi vogliamo cercare di vincere sempre, però è chiaro che Crema si giocava grandi chance di playoff, ma non solo, anche di buon piazzamento nei playoff. Chiaro che noi un minimo di rilassatezza che non è condivisibile, ma è capibile dopo la sconfitta di ieri di Piacenza. Chiaramente un filo di tranquillità in più sul secondo posto c'era. Chiaro che vincendo probabilmente avremmo messo una pietra tombale sul nostro secondo posto, e quindi hanno avuto meglio le motivazioni di Crema, ma secondo me più che dei meriti nostri. Direi che Crema ha fatto una super partita, facendo spesso dei canestri veramente difficili a fil di sirena. Noi tolto quel momento brutto onestamente nel terzo quarto, dove abbiamo perso dei palloni in maniera banale, specialmente con gli esterni, e poi abbiamo fatto anche degli errori difensivi che ci ha subito prontamente punito Crema. Poi abbiamo fatto la nostra partita, siamo stati bravi anche a recuperare, avere due volte la palla per vincere, e poi si può recriminare per mille volte sulle decisioni arbitrarie alla fine, ma non è un mio uso, non è mia abitudine farlo, per cui prendiamo per buona questa partita molto intensa. È chiaro che non siamo contenti per la sconfitta, però ribadisco, a mio avviso c'è più da fare i complimenti a Crema che neanche tirare le orecchie ai miei giocatori, che stanno lavorando bene, che anche oggi abbiamo inserito chiaramente, pur con degli ottimi risultati, però ancora con delle pause, Minari dopo tanto tempo, e anche Grassetti che mancava da un mese, anche lui, per cui siamo in una tappa di avvicinamento a questi playoff. È chiaro che quando poi hai queste partite e per un punto vincevi, è una vittoria clamorosa, perdi un po' di amarezza c'è, però sto notando che stiamo lavorando bene. Ribadisco, tolto quei 6-7 minuti di apatia, la squadra poi mi è piaciuta. Diciamo che la buona notizia, come giustamente dicevi tu, è poter lavorare organico completo, forse per la prima volta quest'anno, e che mercoledì ci sarà subito Vicenza in casa, che sarà una partita per rimediare, diciamo, sì, e riscattare questa prestazione. Sì, ci mancano ancora per la matematica 3 vittorie nelle ultime 5 partite, e contiamo di ottenere, sempre che poi Piacenza deve sempre vincere, ovviamente. Dici giustamente tu, abbiamo l'occasione per riprendere subito la marcia mercoledì, affrontando con le giuste motivazioni, perché anche Vicenza, come la maggior parte delle squadre adesso, ribadisco, alla fine gioca per qualcosa di importante, quindi non possiamo non stare concentrati per 40 minuti. Oggi non lo siamo stati per qualche minuto e ci è costata cara, quindi dirò ai miei giocatori di essere sul pezzo, perché conterà a giocare bene sia con Vicenza e poi anche a Faenza, poi domenica prossima in trasferta, che è l'ultimo fondamentalmente degli scontri diretti di alta classifica, prima del rush finale di regular season, e poi cominceranno appunto questi playoff. La squadra comunque ci sta arrivando bene fisicamente, come dicevi giustamente sì. Tu, gli allenamenti ci sono tutti, ci si sta allenando bene, e chiaramente il viatico è stato imboccato. Sì, tocchiamo ferro, perché in questo momento abbiamo fatto adesso un paio di settimane dove finalmente tutti quanti ci sono allenati con regolarità. Il nostro obiettivo è quello di lavorare bene questo mese che ci manca, ai playoff, e poi affrontarli sia tecnicamente ma anche mentalmente e fisicamente nel migliore dei modi. E quindi queste partite benvengano, queste partite che ci stanno già portando al clima del playoff che affronteremo appunto a fine aprile. Ti ringrazio, coach. A te.